Le armature dei samurai avevano uno stile caratteristico e inconfondibile, che consentiva grande mobilità, forza e praticità. Si ritiene che l'armatura giapponese sia derivata dagli stili cinese e coreano, composta da piccole piastre di ferro unite con rivetti, cinghie di cuoio o seta intrecciata, tinta secondo i colori del clan del guerriero. Le armature dei samurai nacquero nel periodo Heian, quando gli armaioli iniziarono a usare lacca e cuoio per impermeabilizzare i metalli. La maggior parte delle armature dei samurai consisteva nella corazza, il cui scopo era quello di proteggere il busto. Alcune piastre erano note come kusa azuri. Queste erano attaccate alla cintura del guerriero e appese per proteggere le gambe. Le braccia erano coperte da guanti chiamati kote. Nel XVI secolo i commercianti portoghesi portarono in Giappone le corazze a piastra singola, come quelle indossate dai cavalieri europei. Questo rivoluzionò l'armatura giapponese, rendendo obsoleto lo stile originale.